Ciao a tutti e benvenuti. C'è una cosa, ragazzi, scusate, ma mi metto gli occhiali che ho pulito 3 secondi fa, sono già sporchi, va bene. In questo primo svuota la spe... cioè primo, nel senso che è poca roba, quindi non vi pubblicherò solo questo. Allora, ho preso veramente pochissima roba. Ho preso yogurt greco alla vaniglia, perché era l'unico magro alla COP che mi ispirasse. Gli altri erano la frutta e non mi facevano impazzire, perché ho scoperto che a me lo yogurt greco non piace tanto, però se lo allungo con un po' di latte scremato, che questo aggiungerà 10 calorie, e lo mescolo e poi ci metto questa mattina ci ho messo le gocce di cioccolato e i cereali, top, cioè molto buono, perché ha lo stesso sapore dello yogurt normale, quindi non è più molto pastoso, ma è più proteico, cazzo ne so, boh, dicono che faccia meglio. Poi ho trovato il Fuse Tea, ne ho presi due in realtà, uno l'ho messo in borsa, vabbè, ne ho due. Il Fuse Tea ha limone e lemongrass senza zuccheri. Io amo il tè, questi qua, io amo il tè, partiamo subito, ma questi qui confezionati mi piacciono molto. L'unica cosa, mi fa schifo il, però non li bevo perché sono super zuccherati, ma mi fa schifo l'estate al limone, pesca, quant'altro senza zuccheri, perché usano la stevia che a me non piace e quindi non l'ho mai bevuto. Ora ho trovato questo e faccio anche questo, e ho preso la versione grande, piccola, e piccole ne ho prese due in realtà, perché una mi sa che me la bevo tra poco. Poi questa, diciamo che è un po' la sagra dei latticini, perché ho scoperto che la marca della ricotta con due C ha fatto, a parte che ha fatto tipo degli yogurt, ho visto, ma non mi ispiravano particolarmente, e ha fatto le ricotte, e a me piacciono tanto. In realtà non sono magrissime, cioè, ma boh, c'hanno 165 calorie a vasetto, ci stanno anche, però sono molto buone. Cioè, almeno la ricotta quella nella farina così era strepitosa, quindi ho detto le prendo. Poi ho preso un altro yogurt, che in realtà è kefir, che è bianco con mango, pesca e semi di chia, chia, non so come si pronuncino. C'era anche un'altra versione, al pistacchio, cioccolato e un'altra cosa. Però ho detto non le prendo tutti e due, perché ho già preso due yogurt e io non mi fido di me stessa. E quindi ho preso solo questo, tanto è la COP di fronte a casa, quindi volendo, se mi piace, lo posso recuperare. Latte scremato, perché in realtà ieri ne ho usato tanto, perché ieri sera ho cenato col latte, cosa più sbagliata del mondo, vabbè, fa niente. E poi basta, se ho comprato questo qua, questi crocche gusta legumi piccanti, non lo so, in realtà non li volevo comprare, dico la verità. Perché io ora pranzo avrei la avevo le gallette, ma non c'erano, e quindi ho detto, visto che le compreremo sicuramente, non le so comprare io, che qua non mi piacciono. Queste qua di Scotti, boh, vediamo come sono, ecco. Ok, ciao. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo svuota la spesa, che non mi ricordo se è tipo da aggiungere un altro o se è tipo il primo, non mi ricorderò mai. In ogni caso, ho fatto una piccolissima spesa. Allora, ho comprato in realtà una non Sprite, come si chiama? La Pep, no, Schweppes al limone zero, quindi quella con zero calorie, ma è già finita, non l'ho bevuta tutta. Poi vabbè, ho comprato prosciutto crudo e edam, perché mi faccio la piedina, che ho già comprato l'altro giorno. Poi ho comprato questi due. No! Ho comprato il parzialmente scremato. Stupida! Il parzialmente scremato c'è in casa. Vabbè, lo utilizzerò comunque. Però vabbè, io non avete uso quello scremato. Vabbè, fa niente. Si vivrà comunque. Ho comprato i pomodorini, perché top, ci stanno sempre. Mozzarella. No, pensavo perdessi acqua. No, io volevo quella light, perché ho detto vabbè, prossimo, prendiamo quella un po' più light. Non c'era, che ci posso fare, io ho preso quella di bufala. E poi ho preso due novità per la mia Econ, cioè non so se sono novità in generale o se sono per la mia Econ. Allora, ho preso il kefir, non so come si pronunci, così, questo licco di probiotici naturale. Non lo so, era in offerta. Ho detto lo provo, perché senza zuccheri né niente, ho detto lo provo, al massimo ci metto un po' di dolcificante dentro.
Però è dell'Activia con probiotico bifidus, mi sembra il capo addosso, quindi lo proverò un giorno che sono sicura di stare a casa. E poi c'è questo dessert proteico al caffè, che credo che sia una sorta di yogurt fondamentalmente. Dessert a latte parzialmente scremato al caffè con proteine del 2,40. Vabbè, l'ho preso, ha in totale 100 calorie, 108 in realtà, però vabbè. E boh, io queste cose proteiche le assaggio sempre. E niente, questa era la mia piccola spesa. Ciao. Ciao a tutti e benvenuti in un altro Svuota la spesa. Qui abbiamo Lidl, Ecom e basta, Lidl, Ecom. La maggior parte, magari se parlo senza chiudermi le cose, scusate ragazzi, ma sono stanca, mi ero cavata i medicinali, sono un po' messa così. La maggior parte delle cose le ho comprate perché domani, 1° maggio, sono in casa tutto il giorno da sola, il fidanzato lavora, quindi non posso fare granché, cioè lavoro al pomeriggio, io devo studiare al mattino, vabbè. Farò i biscotti e penso che vi porterò con me in questa avventura per i miei biscotti di pasta frolla. Vabbè, partiamo dalle cose noiose. Farina 00 e zucchero, che tra l'altro ho pagato un furto a parer mio, perché l'ho pagato tipo 2 euro mi sembra, cioè io non ricordavo che costasse così tanto lo zucchero, c'era un altro zucchero alla Icom sicuramente, ma non l'ho trovato. Vabbè, camomilla della Twinings, che credo di aver fatto già vedere, perché una scatola è finita, l'altra mi manca, cioè ho tipo ancora una 6 o 7 bustine. Top, la sera finché non farà freddo, finché non farà caldo, la berrò. Anche se in realtà quando andavo a Villa del Principe, cioè quando ero in comunità per i disturbi alimentari, quindi io sono entrata praticamente il 30 giugno, mi sembra, del 2021 e sono uscita, non mi ricordo, metà settembre, mi sembra, dello stesso anno, la sera ci portavano la camomilla bollente con 67 gradi e io la prendevo, la lasciavo raffreddare e me la bevevo. Dolcissima, però avrei voluto avere il dolcificante, perché effettivamente a volte non era tanto dolce, siccome era quelle tipo solubili, ecco, che a me non piacciono tanto. Vabbè, continuiamo. Poi ho preso questa qua, cioccolato bianco, schifoso, per la decorazione dei biscotti, e poi ovviamente anche questo per la decorazione dei biscotti. Questo è 300 grammi, questo è un po' 100 grammi normalissimo, una barretta normalissima, e poi 500 grammi, questo è proprio quello da fare fondente, quelli che fanno schifo, però vabbè. Poi ho preso il lievito, credo di averne preso due bustine, cioè due pacchi, sì, infatti, perché questo costa 99 centesimi e io mi sono sempre trovata molto bene, alla pari del pane Angeli e quant'altro, e sono boh 10 bustine, non me lo ricordo mai, vabbè, però comunque mi trovo molto molto bene. Poi ho preso questa. Perché? Perché vorrei fare alcuni con dentro la Nutella. Ok, ci sta, brava Chiara. Il problema è che la Nutella ho scoperto che costa tantissimo. Cioè il bicchiere, che penso che fosse, questo è da 400 grammi, il bicchiere credo che sia da meno, costava il doppio. Oh, stai scherzando, cioè devo fare dei biscotti. Poi comunque secondo me non sono male queste, cioè queste qua sono quelle che mi davano tipo appunto sempre quando ero ricoverata per i disturbi alimentari e quant'altro, e io me le mangiavo senza alcun problema, quindi che problema c'è. Poi ho preso questa e ne ho prese altre due tipi mi sembra, della Richter, perché c'era questa ma c'era anche la Milka, questa ovviamente è da mangiare per carità di Dio, per quel che lo pagate. Questa l'ho presa al Gianduia, poi vabbè se ne trovo altre ve le faccio vedere. Poi ho preso la confettura di fragole, anche questa 50% frutta, boh, non mi interessa anche questa, sempre per i biscotti, l'ho pagata poco, va bene così. Poi ho preso lo zucchero a velo, perché 250 grammi, top, perché io normalmente prendo quello da 125, qua la Ecom, anche quello sotto marca, ma costa di più, e poi non mi ricordavo se ce l'avessi in casa, e per fare la frolla mi serve, quella cacao forse, no, una delle due serve, tanto che non faccio la frolla. Poi questo ho preso, che l'ho già mangiato, questo è molto buono, bianco crispy, c'è tipo i cornflakes dentro. E poi sempre della Ritter ho preso biscotto, ragazzi top. Ah, cioccolato bianco, effettivamente ne ho presi due, sono stata molto brava, non me lo ricordavo. Poi
ho preso, non ho preso tanta roba ancora, no, infatti c'è questo che non c'entra niente con i biscotti ovviamente, fa bauletto integrale, io mangio quello normalmente ai 5 cereali, 6 cereali, no, non so quanti cereali siano, non mi sono mai posta il problema, però boh, c'era questo, l'ho pagato poco, va bene così. Poi queste, le salviettine, perché cioè, quando vado in bagno fuori, io non riesco a pulirmi con la carta, cioè se faccio la pipì sì, ma se faccio il resto no. Rimaniamo su questo, su questa parte, e quindi ho preso le salviettine perché mi stavano finendo. E poi per ultimo, guarda, questo ci rifarò di nuovo in un sacchetto, ho preso le codette queste qua. In realtà io volevo quelle arcobaleno, non le ho trovate né alla Lidl né alla Ecom. E quindi ho detto vabbè dai, ci accontentiamo, magari facciamo tipo quello col cioccolato bianco, ci mettiamo le codette così, così fanno rinsalto. Poi in realtà non lo so, perché io sono piena di stronzate da mettere sopra i dolci. Questo mi ha graffiato il gatto l'altro giorno, da mettere sopra i dolci, i muffin, queste cose qua. Quindi magari ce l'ho anche le codette di zucchero colorate, però fa nulla. Ok, allora ora metterò a posto le cose base, e non ho preso niente da frigo, niente da freezer, niente di che, perché onestamente il mio obiettivo era prendere la roba per fare i biscotti, e anche perché punto a farne almeno una cinquantina. E nulla, ci vedremo a questo punto domani per i biscotti, e tra poco registro in realtà il video di altri due video, quindi no, un video in realtà, quindi vabbè, fate finta che non lo abbia fatto nello stesso giorno. Ciao.